Buongiorno ragazzi, ore 5, si parte per la tappa 5, saranno più di 500 km di trasferimento stamattina, quindi diciamo non il meglio dei menù, ma poi ci aspetta una tappa di 160 km di solo dune, che fa un po' da antipasto e per me allenamento, visto che è un anno che non faccio dune come queste, anche perché non si trovano da nessuna parte. Fanno d'antipasto alla tappa di 48 ore, che sarà forse la più tosta di questa edizione. Andiamo! Ieri c'era quello della Dakar ufficiale che mi chiedeva robe tutto al mattino, no? Come, perché la cove, perché così, cos'ha? Poi vado per accenderla, mica non parte. La riaccendo, si spegne. Quattro volte una figuraccia. E invece basta schiacciare bene il pulsantino. Nessuno è pronto a fare 500 km di asfalto alle 4 della, alle 5 della mattina, alle 6 della mattina. Dopo 250 km siamo arrivati al primo coffee break di questo trasferimento. Allora, come va questa giornata? Andiamo. Ma va che è lunga, che sta, bisogna andare in Puglia, perché dalla Toscana alla Puglia sì. Un one shot. Per andare a girare. Sì, per andare al mare, no, neanche. Sì, nella sabbia, a fare i castelli di sabbia. Ardit, com'è la Dakar? La Dakar? Adesso sincero, un po' più dura, più simpatica di quello che mi aspettavo. Però oggi dai, quasi relax. Oggi quasi relax, sì, beh, dopo i 200 km di collegamento, trasferimento ieri mattina, poi il 200 la sera, 500 il mattino, dai, comunque siamo sempre in salita. Secondo paninazzo. Dopo più di 500 km di trasferimento siamo finalmente arrivati a Rubalcali, il deserto più grande del mondo, e si sente dalla temperatura, ci saranno 35 gradi, caldissimo. È mezzogiorno e nell'ora perfetta entriamo in delle dune belle morbide, ci sarà da divertirsi, ci vediamo dopo al bivacco.
Francesco, com'è andata? Guarda, mi sono anche divertito, erano belle tecniche, però mi sono divertito a lanciare su queste dune. Ma domani saranno 600 km così? Spero di no, perché se no rimango là. Mamma mia, che bello! Che bello! Oddio, fa, tu sei un disgraziato! Puttana, che gas che gli hai dato, bravo! Minchia, sei andato via sempre con Webster? No, dopo un po' mi ero con la sospensione davanti. Ah sì? No, da qui? Ma non so cosa succede. No, ma andavate... Zio, fa, che gas! Bravo, Joele! Minchia, mi sei oggi, piaciuto! Oggi che, non sei, oggi che non c'è da rischiare... Oh, mi sei piaciuto! Vabbè dai, oggi, solo oggi, solo. Cioè solo nelle dune, diciamo così. Eccoci, tappa 5 terminata, un assaggio di quello che ci aspetta domani. Siamo in un deserto che è meraviglioso, oggi 116 km di dune molto tecniche, tagliate, ritmiche, però bello, un bel allenamento. E domani, c'è la, domani e dopo domani ci sarà la vera sfida, almeno per me, di questa Dakar. Quindi continuate a seguirci.